Tenuta di Suvignano, Bugetti lanciare ai giovani un messaggio di legalità. Una delegazione della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, guidata da Ilaria Bugetti, ha visitato la tenuta sequestrata alla criminalità organizzata. Eventi a San Miniato, la mostra mercato del tartufo bianco. La città sarà capitale italiana del tartufo, un'eccellenza del nostro territorio. Presentata la guida Osterie d'Italia 2024 di Slow Food, con una forte presenza di locali toscani. Un luogo simbolo della legalità, un campus permanente dove ospitare iniziative per parlare del contrasto alle mafie, dove organizzare eventi aperti alla società civile e soggiorni estivi per i giovani sui terreni strappati alle cosche. La tenuta di Suvignano, estesa nel territorio di Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, è stata assegnata tra il 2018 e il 2019 alla Regione, che la gestisce attraverso Ente Terre Regionali, avviando un progetto unico nel panorama nazionale che coinvolge i due comuni e le associazioni di promozione della legalità. Una delegazione della Commissione Regionale Sviluppo Economico e Rurale, guidata da Ilaria Bugetti, ha dedicato una giornata alla visita della tenuta: Villa Il Tinaio, dove alloggiava il costruttore siciliano Vincenzo Piazza, Villa Santo Stefano con la sua cappellina, la zona del torrente della Sorra con l'allevamento di cinta senese. Sentiamo le parole di Ilaria Bugetti. Sì, una tenuta su cui la Regione ha investito molto recentemente, quindi è una nuova acquisizione poi delegata ad Ente Terre. Ed è importante per la Commissione visitare i luoghi che noi costantemente poi monitoriamo, vigiliamo e a cui diamo gli indirizzi. Qui le risorse della Regione sono veramente ingenti e soprattutto c'è un bel progetto in itinere, quindi le potenzialità anche e il sostegno che la Regione deve continuare a dare, e oggi ci viene spiegato quelle che sono le attività che vengono svolte, soprattutto il progetto culturale bellissimo, perché è il messaggio che lanciamo alle nuove generazioni ed è un messaggio che parla di valori etici, di valori morali e di come costruire una nuova generazione che sappia da cosa difendersi. E questo è il luogo principale della legalità, che è un progetto non solo toscano ma nazionale. Quindi il nostro sostegno è quello di continuare a sostenerlo e di provare anche quali siano i nuovi progetti per il futuro e implementarlo. Ci hanno spiegato che le potenzialità, e lo vediamo anche noi, sono tantissime, e quindi è bene che la Commissione prenda atto per poter continuare a investire su questo progetto. Il direttore di Ente Terre, Giovanni Sordi, ha spiegato l'idea progettuale di Suvignano. È un'azienda che definiamo etica e tenuta aperta, ha detto. Sentiamo. Beh, etica perché è il più grande bene confiscato alla mafia d'Italia, questo, ed è in Toscana, e soprattutto ha delle caratteristiche in cui l'etica risponde, quindi azienda che viene condotta dallo Stato al posto della mafia, quindi eticità massima, grande trasparenza, visite di gruppi di ragazzi che appartengono a Libera, Arci, se non all'associazione Caponnetto, e poi penso che sia stato uno dei primissimi beni confiscati da un certo Giovanni Falcone. Elena Rosignoli, consigliera regionale di riferimento del territorio, ha aggiunto che si tratta di una realtà sulla quale la Regione ha investito per portare avanti non solo l'attività ricettiva e agricola. Il fulcro della riqualificazione della zona è infatti la legalità. Beh, certo, è importante far conoscere anche agli altri membri del Consiglio regionale Suvignano, una realtà importante che è anche di proprietà della Regione Toscana, e sul questo territorio la Regione ha investito molte risorse proprio per portare avanti non solo l'attività ricettiva, l'attività agricola, ma soprattutto l'attività della legalità, che è il fulcro, diciamo, il significato più importante della riqualificazione di questa zona, che unisce sia territorio sia gli ideali e anche, insomma, diciamo, da un messaggio importante anche ai giovani, perché in quasi tutto il periodo estivo si svolgono i campi della legalità, vengono giovani da tutte le parti d'Italia, ovviamente sono gestiti dalle associazioni finanziate anche dalla Regione Toscana, anche in questo caso, proprio per trasmettere il messaggio e anche per far conoscere questo territorio che ha un valore agricolo ma anche un valore ambientale importante, e quindi ecco, è molto positivo questa giornata di oggi.
La storia di una scommessa vinta, così l'ha definita il consigliere Marco Nicolai. Suvignano è la storia di una scommessa vinta, prima di tutto dallo Stato, perché ogni bene confiscato alle mafie, come insegna Falcone e come insegnano tutti coloro che hanno fatto della lotta alla criminalità organizzata la loro vita, è l'elemento essenziale. La mafia va colpita prima di tutto dal punto di vista economico e dell'accumulazione dei capitali, e quindi ovviamente questa confisca è straordinariamente importante, ma è una scommessa vinta anche dalla Regione, che ha fortemente voluto prendere in carico la gestione di questo bene confiscato, e devo dire che la visita della Commissione oggi ci serve appunto a verificare come Ente Terre sta svolgendo un ruolo importante per il rilancio e per la manutenzione, la valorizzazione di un bene che è un patrimonio non solo per la provincia di Siena, ma per tutta la Toscana, essendo anche uno dei più importanti beni confiscati nel centro nord Italia. E quindi, insomma, voglio esprimere apprezzamento per il lavoro di Ente Terre, che da 4 anni gestisce questo bene, e mi auguro, ecco, che possa continuare questo rapporto, e soprattutto ovviamente la Regione continuerà a investire anche come simbolo della vittoria dello Stato e della legalità sulle mafie. Qui convivono l'impresa agricola e la legalità, dove vengono svolti i campi scuola per i ragazzi, ha aggiunto la consigliera Anna Paris. Allora, io sono ben contenta che i componenti della Commissione 2 del Consiglio regionale siano qua. Io sono un consigliere della zona e quindi ho sempre seguito le vicende di Suvignano, una realtà dove la Regione Toscana ha investito molte risorse nel momento in cui questo bene è stato trasferito dall'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, diciamo dallo Stato, alla Regione Toscana, e a questo punto qui convivono due realtà, l'impresa agricola e l'attività più famosa per la legalità, dove vengono svolti campi scuola per i ragazzi, convegni, e dove è un bene a questo punto noto in tutta Italia e non solo, e ripeto, dove certo oggi c'è stata illustrata tutta la grande attività che vi viene svolta dalla struttura che opera in questa società, è un'azienda agricola che è controllata dalla Regione Toscana, dove ci sono ancora tanti progetti, e quindi la Regione Toscana sta attivandosi in tutti i modi per portare qua risorse per poter completare sia l'attività agricola, per renderla ancora più produttiva, sia per incrementare tutta l'attività per i giovani di conoscenza di tutto quello che si può fare in tema di legalità. Un patrimonio e una ricchezza sottratte alla mafia e messe a frutto per un'agricoltura di qualità e biologica, ha detto il consigliere Andrea Pieroni. Sì, è una bellissima scoperta, una realtà davvero emblematica di come lo Stato possa sconfiggere la mafia sottraendole patrimonio e ricchezza, e questo patrimonio e questa ricchezza viene messa a frutto utilizzando questo territorio in una zona bellissima, una delle zone più suggestive della Toscana, per fare un'agricoltura di qualità, un'agricoltura biologica. Ecco, diventa davvero... gli oltre 600 ettari della tenuta di Suvignano possono diventare un territorio, un laboratorio dove sperimentare anche forme di agricoltura sempre più sostenibili con l'ambiente, producendo in qualità. Ecco, quindi davvero un modo esemplare per testimoniare come il nostro territorio sia non solo un luogo dove sviluppare le attività per la cultura della legalità, e qua se ne fanno tantissime con i giovani che vengono da tutta Italia, ma anche come mettere a frutto, ecco, le potenzialità economiche per costruire nuove prospettive di sviluppo, di crescita. Qua ci sono investimenti importanti da fare, la Regione Toscana è attenta e sostiene le attività dell'azienda, e credo che sosterrà ancora di più in futuro i progetti di sviluppo e di crescita, perché sono utili, ecco,
alle principali funzioni di questa realtà. Ecco, la legalità da un lato, ma anche le prospettive di crescita e di sviluppo economico. Novembre a San Miniato è il mese del tartufo, una tradizione ormai lunga più di mezzo secolo che si rinnova anche quest'anno con la 52esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco. Un'edizione ricca, partita lo scorso fine settimana e che si svolgerà negli ultimi due fini settimana del mese, dal 18 al 19 e dal 25 al 26 novembre. La 52esima edizione, spiega il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, dà il senso del valore e del radicamento che questa manifestazione ha in tutta la Toscana. Sentiamo le sue parole. 52esima edizione dà il senso del valore, del radicamento che questa manifestazione ha a San Miniato, ma in tutta la Toscana. I weekend dell'11-12, 18-19, 25-26 faranno di San Miniato la capitale toscana, la capitale italiana del tartufo. Il tartufo è una eccellenza della nostra terra e dà il senso di quanto sia importante mantenere vivo, mantenere salubre il nostro territorio. Il buon tartufo nasce dove il territorio è tenuto bene. È bene il titolo che ha scelto il comune di San Miniato, San Miniato Promozione, che pone al centro il tema della sostenibilità ambientale. Solo con iniziative rivolte alla sostenibilità ambientale si può produrre un tartufo sempre migliore. Permettetemi di ringraziare San Miniato Promozione, il suo presidente Marzio Gabbanini, il sindaco Simone Giglioli, di ringraziare le tante volontarie e volontari che opereranno in quel weekend, ma soprattutto i tanti tartufai. Svolgono un lavoro enorme, a volte molto nascosto, ma anche per mantenere vivo e salubre il nostro territorio. Siamo arrivati alla 52esima edizione di una mostra che si presenta davvero piena di sorprese, ha raccontato il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli. Quest'anno diciamo che tutti gli anni la quantità di tartufo non è che sia tantissima. Quest'anno è leggermente meglio dell'anno scorso, però ora sembra un paradosso dirlo in questo momento, ma acqua ne è venuta poca, e spiego il senso perché se no mi prendete per matto naturalmente, è venuta abbastanza a giugno, poi non è ripiovuto praticamente fino ad adesso. Il ciclo del tartufo non è come i funghi che una settimana dopo spuntano, il ciclo del tartufo è almeno un mese, quindi è presumibile, naturalmente stiamo nelle ipotesi perché la matematica non esiste nel tartufo, capite bene, ecco, non è un'equazione che uno va in un posto e ci trova il tartufo, però è probabile che la stagione buona, anche in maggiori quantità di tartufo, arrivi un po' più avanti, tipo per l'ultima settimana del tartufo. Mi dicono però i commercianti dei tartufi e i tartufai che già in questi già la scorsa settimana la quantità di tartufi è aumentata, perché prima era veramente molto poca. C'è un tema che lo sapete, quello è il cambiamento climatico, è inutile che mi metta a dirlo, il tema appunto anche quest'anno la mostra mercato, quella della sostenibilità ambientale. La regione Toscana, come sapete, dallo scorso anno ha modificato il calendario della raccolta, quindi si partirà dal 1 ottobre e si finirà al 15 di gennaio, che sarà operativo dal prossimo anno, modifica del calendario di raccolta proprio per venire incontro alla stagione. Estate sempre più lunghe, sempre più calde e anche siccità elevate, il 90% del tartufo è composto da acqua, non ce ne dimentichiamo, è chiaro che la stagione sta andando sempre più là, con inverni anche miti, le brinate. Ecco, sono quasi un ricordo dal libro cuore, ecco, e poco altro. Quindi ecco il discorso, quindi è un po' complesso, va dietro al clima. Noi pensiamo che la quantità di tartufo poi maggiore chiaramente abbassa il prezzo, perché prezzi elevati sono un problema anche per noi, perché la commerciabilità è più limitata. Però tranquillizzo tutti, venite a San Miniato, il tartufo c'è, magari sono tartufi di più piccola dimensione, cioè rispetto all'occhio non saranno tartufi bellissimi o grandissimi da vedere e da sentire, però il tartufo c'è, ecco, un po' più piccolo ma c'è.
È un evento a cui lavoriamo senza sosta, ha detto il presidente della Fondazione San Miniato Promozione, Marzio Gabbanini. San Miniato punta sul tartufo, è la 52esima edizione, dunque la dice lunga. Noi organizziamo la mostra quest'anno con una soddisfazione in più. Proprio ieri un nostro chef ha vinto a Qualagna una gara importante, è andato in finale con Alba e ha vinto. Questo ci dà la carica perché per quest'anno siamo la capitale italiana del tartufo, perlomeno relativamente a questo premio. Il tartufo è la terza gamba dell'economia di San Miniato, per cui noi dobbiamo organizzarla sempre al meglio, perché le ambizioni per il nostro tartufo merita di davvero avere un ruolo importante non solo in Toscana ma anche in Italia. Dunque la mostra quest'anno avrà una caratteristica importante, si caratterizzerà per essere allungata, cioè tutto il centro storico sarà interessato, cioè arriviamo ora fino alla piazza più lontana e con tante iniziative dove appunto la parte fondamentale la farà il tartufo. Tartufo e tutti i prodotti tipici della nostra bellissima città, che è città d'arte, città di cultura, città di tradizione, ma anche città di tipicità enogastronomiche importanti. E fra l'altro, mi dicevo prima, abbiamo a San Miniato la sede dell'Associazione Tartufai, le città del tartufo ci considerano, ci tengono molto in considerazione e conseguentemente noi facciamo di tutto per essere all'altezza. Presentata alcuni giorni fa la Guida Osterie d'Italia 2024, un viaggio nella ristorazione italiana più autentica, raccontata tramite le visite e le recensioni di oltre 230 collaboratori, 1752 locali segnalati tra osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti, 311 indirizzi premiati con la chiocciola per l'ambiente, la cucina e l'accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food. 16 inserti dedicati a realtà e la cui offerta e impostazione sono interpreti di una tradizione gastronomica locale, irrintracciabili esclusivamente nella regione di appartenenza. 151 i locali premiati con il Bere Bene, un riconoscimento per l'accurata selezione di bevande, birre artigianali, succhi infusi, cocktail e distillati. 488 locali premiati con la bottiglia per la curata selezione dei vini. Un piacere promuovere in questa sede la Guida Nazionale delle Osterie d'Italia, ha detto Marco Landi, portavoce delle opposizioni. Sì, per me è un vero piacere promuovere nuovamente presso la sede del Consiglio regionale della Toscana la Guida Nazionale delle Osterie d'Italia Slow Food, un presidio importantissimo nella nostra regione che dà non solo qualità, dà quella energia a tutti coloro che promuovono e che lavorano su questa guida rapportata al valore del cibo della nostra regione, che ha una valenza incredibile perché richiama quel lavoro dell'uomo nel mettere mano ai cibi con le caratteristiche territoriali della nostra regione. E quindi grazie veramente a chi ha curato questa guida, grazie a chi è intervenuto, perché nuovamente diamo lustro e importanza a chi mette tanto lavoro, a tutti gli osti e a tutte le persone che stanno poi a gratificarci con il loro cibo e gratificano i nostri palati nelle osterie della nostra regione. Quindi grazie davvero. Questo è l'anno in cui, come Sistema Paese, proponiamo all'UNESCO la cucina italiana come patrimonio mondiale dell'umanità, ha detto Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato. Sì, io penso che sia importantissimo proprio nell'anno in cui, come Sistema Paese, proponiamo all'UNESCO la cucina italiana come patrimonio mondiale dell'umanità. E di conseguenza pensiamo che proporre la cucina italiana in questo momento, proporre le tradizioni, proporre la qualità e proporre il territorio vuol dire ancora una volta abbinare l'agroalimentare ai territori e quindi vuol dire abbinare l'agroalimentare al turismo. Le osterie rappresentano qualità perché hanno dei prodotti di altissimo livello e legati alla tradizione e quindi la tradizione dei piatti della nostra cucina e soprattutto i territori da dove arrivano.
Non c'è un'osteria uguale all'altra, non ci sono dei franchising, non ci sono delle multinazionali che gestiscono osterie, ma ci sono famiglie legate al territorio, legate alla tradizione e legate ai prodotti locali. Quindi ben venga Slow Food quando valorizza e lancia guide come queste. Abbiamo un numero record di osterie recensite, ha detto Francesca Mastrovito, curatrice nazionale. I numeri sono sempre più incoraggianti, abbiamo 1752 osterie recensite quest'anno con un numero sempre maggiore di chiocciole, non perché siamo di manica larga, ma perché effettivamente la qualità e l'attenzione rivolta da parte dei ristoratori nei confronti del territorio è sempre più profonda e più alta, per cui c'è una sinergia con la comunità che sicuramente va raccontata e va anche premiata. Si viene in Toscana per mangiare e stare bene, ha detto Gianrico Fabbri, presidente di Slow Food Toscana. Abbiamo la fortuna di avere due curatori regionali estremamente validi e un gruppo di collaboratori estremamente validi che hanno la passione nel visitare e nel viaggiare il nostro territorio alla scoperta di osterie, botteghe che, come diceva prima Francesca, sono entrata a far parte della guida. E abbiamo la fortuna di avere un territorio straordinario che dà spunto ai nostri ristoratori per fare un lavoro eccellente nelle loro osterie. Prima si diceva che in Toscana si sta bene, sì, si sta bene. Le persone vengono in Toscana per stare bene, vanno nei locali per stare bene. Infatti no, i locali che sono in guida sono locali accoglienti, perché questa è la vera forza delle osterie che noi mettiamo in guida, e gli osti che sono lì presenti sono osti che hanno a cuore il loro territorio, hanno a cuore la sostenibilità del proprio territorio e promuovono le produzioni agricole e artigianali del territorio dove loro stanno, e quindi fanno un'operazione non solo gastronomica ma un'operazione estremamente culturale. Infine le parole di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che parla dell'importante collaborazione con Slow Food. La promozione può dare far conoscere al mondo più che quanto è bella la nostra regione, quanto siamo bravi come comunità ospitante, che è l'elemento di valore per cui le persone quando viaggiano scelgono le destinazioni. Cercano luoghi dove si sta bene, la nostra è una terra che ha questa caratteristica anche grazie allo straordinario lavoro di tutta la filiera enogastronomica, quindi dalla produzione alla commercializzazione e alla trasformazione, quindi tutto quello riguarda i luoghi dove si può mangiare, si possono mangiare i nostri straordinari prodotti. È questo innesto intelligente tra l'intera filiera e il turismo che poi ci permette come agenzia regionale, grazie alle collaborazioni straordinarie come quella di Slow Food, di raccontare vetrina toscana in tutto il mondo e di incominciare questa nuova fase che vede ristoranti toscani in altri paesi che ci chiedono di aderire a vetrina toscana. Ne siamo particolarmente orgogliosi perché vuol dire che questo piccolo modello, che è quello che poi ha permesso alla nostra agenzia di diventare capofila di un progetto nazionale sul turismo enogastronomico, quindi governeremo noi con risorse del Ministero un progetto di promozione nazionale, vuol dire, dicevo, che questo progetto comincia a essere percepito per il valore che ha. Un grande passo in avanti tra l'elenco dei prodotti e invece, come facciamo noi, poterti dire chi è il produttore, la sua storia, dove trovi la cantina, dove puoi andare a mangiare quella cosa, le botteghe, altro punto straordinario, dove puoi andare a comprare quel prodotto. Ecco, questo modello tra la narrazione dei beni e invece l'attenzione ai servizi, alla qualità dei servizi e quindi dei nostri imprenditori è il passaggio fondamentale di Vetrina Toscana.